Buongiorno, oggi sabato 13 maggio siamo qui riuniti nella sala consigliare per apprestarci ad iniziare l'incanto dei carri che ci porterà domani, domenica 14 maggio, giorno in cui si svolgerà la corsa dei buoi e si potrà sciogliere il voto a San Vittore per la 587esima volta. Possiamo partire allora. Riccardo del Pagno, Riccardo del Pagno, 50 mini. 500. A 500 mini. A 500 mini. 1000. A 1000 mini. 1500. A 1000 500 mini. A 1000 500 mini. 2500. A 2000 500 mini. A 2000 500 mini. 3000. A 3000 mini. A 3000 mini una. A 3000 mini due. 300. A 3000 mini. 6000. A 6000 mini. A 6000 mini a 3. In memoria di Burocco Luigi e Battista, Buffa Maria e Massimo Cascina Varalda. Quanto devo fare? E poi venite di qua che filmate per quello. Sì. Quello che avete visto poco fa, il momento dell'incanto dei carri che porteranno a sciogliere il voto a San Vittore domani, è una tradizione che dura da 587 anni qui ad Asigliano Vercellese. È una tradizione molto sentita, è una tradizione che nasce dalla fede, nasce da richieste che gli uomini, i nostri avi asignanesi, hanno fatto a San Vittore 587 anni fa, il periodo di peste. Era un periodo difficile, un periodo di carestia, e gli uomini, presi dallo sconforto, dalla sofferenza, hanno chiesto a San Vittore un aiuto. E se San Vittore avesse permesso di uscire da questa carestia, loro avrebbero ogni anno sforzo per lo scioglimento del voto in suo onore. E così è stato fatto. Da 587 anni gli asiglianesi, ogni seconda domenica di maggio, data che è vicino al 8 di maggio, che è il giorno in cui ricorre il santo patrono Vittore, corrono per sciogliere, corrono con quattro coppie di carri con buoi per sciogliere il voto San Vittore. Vai, indietro. Un po' di pane? Sì. Adesso li svuotiamo. Ce n'è sul carro da ancora da andare a prendere. Questo è il pane che domani verrà benedetto dal parroco del comune di Asigliano. Noi stiamo imbustandoli, tre pagnotte per ogni sacchetto. E domani mattina, appunto, dopo la funzione, dopo la messa solenne, il parroco benedirà sul carro benedetto, che poi vi faremo vedere, tutti questi sacchi del pane. Poi una parte di questi sacchi domani dopo la corsa verranno distribuito alle persone che vengono a vedere la corsa, non del paese, mentre lunedì mattina ci si ritroverà un gruppo di persone che distribuiranno in tutte le famiglie del paese un sacchetto di questo pane benedetto. Questo è il carro del pane, è un carro comune, appunto, solo che appunto montato con un telaio metallico, come si può intravedere, appunto, assume questo aspetto trionfale. Non è sempre così, naturalmente, viene tirato fuori la settimana precedente la festa patronale e viene addobbato con tutti i suoi, appunto, ornamenti, e il tutto naturalmente viene fatto a mano con tanta pazienza, ma sicuramente con tanto amore. Sì, io e Federica abbiamo questo bellissimo compito di ornare il carro del pane. Io sono Fausto, lui è Riccardo. C'era.
Noi siamo Auriga, siamo quelli sopra il carro, che una volta arrivati sulla riga di partenza vengono lasciati i buoi e noi dal carretto dobbiamo cercare di arrivare all'arrivo. Sani e salvi. Sani e salvi. Al fine di scegliere il voto. Io sarò sui senior, diciamo, i buoi più grossi, sono piemontesi 9 quintali, sono già 6 anni che corrono, hanno vinto 3 volte, l'anno scorso hanno vinto, quindi siamo i campioni in carica, diciamo. Speriamo vada tutto bene, ecco. Più che altro che si sciolga il voto e che nessuno si faccia male. Gli altri più giovani hanno sono appunto nascosti adesso. Hanno 2 anni, no 3 anni. 3 anni. 3 anni. Hanno già corso 2 volte e quindi anche loro comunque sanno cosa devono fare. Come si chiamano i vostri? Allora, loro i grossi sono Olimpio e Nocciolino. Mentre i piccoli sono Tino e Camillo. Per me va bene. 2 passi. Dai, Tacci, 2 passi. Vai. Carica! Carica! Dai! Emilio! Emilio! Oggi siamo qui per festeggiare il nostro santo patrono portando il carro trionfale carico di pane da distribuire a tutte le persone che ne vorranno davanti alla chiesa di San Vittore. I nostri Osvaldo e Taddeo sono tranquilli, aspettano qui, hanno già un po' fame ma fino a più tardi non mangeranno. Adesso devono fare ancora la processione e via, e così arriveremo a sciogliere anche noi il nostro voto. Anche a voi, Anche voi. Stendi la tua mano su di noi, o Signore, e benedici questo pane che ti presentiamo nel ricordo del martire San Vittore. Fa che a tutti i tuoi figli non manchi mai il cibo per il nutrimento del corpo e la tua parola per la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
È tesa, signora? È tesa, signora? No! Siamo tranquilli, adesso siamo tranquillissimi. Bello sono i giorni prima, poi a mezzogiorno ti si rilassano i nervi. Siamo tese? A me manca tanto. Siamo felicissimi, prima e secondo posto. Andiamo alla premiazione. Questo è l'inizio dell'apertura. Abbiamo sciolto il voto San Vittore e gli asiglianesi adesso hanno il cuore leggero. La giornata può continuare col sorriso sulle labbra. Buona festa a tutti!